Intanto benvenuto anche al nostro direttore. Te sai che arrivano tutti, che Sì, arrivano quando beh, approfittiamo così diamo notizia di quello appunto che è il tema che vorremmo trattare. C'è una relazione appunto del Procuratore Generale della Corte dei Conti del Lazio che per quanto riguarda la sanità direi è piuttosto interessante. Del resto tutti gli anni, ogni volta che c'è questo tipo di relazione, ci sono spunti sui quali poter discutere. Negli anni scorsi abbiamo visto come Ivano spesso lo ricorda, c'è stato un richiamo dalla Corte dei Conti a quella che deve essere l'attendibilità della sanità rispetto alla domanda dei cittadini e quindi anche tenendo conto, sì, di guardare gli sprechi, sì, di condannare tutte quelle che sono le cose che non vanno nella gestione, però anche tenere conto che bisogna andare verso una risposta più corretta nei confronti dei cittadini. E quest'anno ci sono due aspetti in questa relazione. Discutevamo poco prima di entrare in trasmissione con il nostro direttore. C'è un aspetto molto positivo e uno di forte critica. Allora, partirei da quello che è la considerazione positiva, perché leggo testualmente quando il Procuratore Generale dice: l'andamento della gestione finanziaria del comparto sanitario nel 2012, quindi l'anno che se n'è andato, presenta alcuni aspetti positivi e di miglioramento rispetto agli esercizi precedenti, frutto degli effetti favorevoli delle varie manovre di contenimento della spesa pubblica che hanno consentito di attestare i risultati finali di spesa a livelli più contenuti di quelli inizialmente previsti. Poi c'è un occhio particolarmente attento, anch'esso positivo, per quanto riguarda invece la questione Policlinico Universitario Umberto I, laddove si riconosce che in virtù della nuova dirigenza, dice espressamente proprio la relazione del Procuratore Generale, posta alla guida del Policlinico Umberto I, ospedale prestigioso, vada assumendo un volto nuovo, più adeguato ed attento alle sfide dei tempi. E poi invece poi arriviamo alla parte, come dire, quella della critica, quella negativa. Io lo riassumo brevissimamente perché insomma, la relazione è molto lunga. Dice De Dominici: i fatti della sanità sono per altri noti, ospedali troppo piccoli che appaiono inadeguati per sfide dei tempi, troppi posti letto concentrati nell'area centrale della città, qualità delle cure non all'altezza dei costi, disfunzioni organizzative con salvezza di poche eccellenze e comunque scarsa attendibilità dei dati regionali. E credo che questa, Ivano, sia una critica fortissima all'ASP quando dice scarsa attendibilità dei dati regionali. E poi c'è una critica fortissima all'intramedia, dove devo dire, insomma, ci va giù duro, come si usa dire, e in particolare su quella che è stata l'esercizio di questa soluzione per chi ha i quattrini per quanto riguarda la ASL di Frosinone, dove il Procuratore Generale, non la faccio lunga e concludo, definisce questo tipo di scelta da parte di questa ASL una abnormità delle cifre spese dall'ASL di Frosinone. E quindi poi entra nel merito tecnico, insomma non me la faccio troppo lunga, ma questo è il quadro che chi controlla la spesa della nostra regione dal punto di vista proprio dei giudici contabili sono le questioni che sono state sollevate alla inaugurazione dell'anno giudiziario della Corte dei Conti. Bene, oggi il primo arrivato è Pietro Sbardella. Benvenuto. Grazie, una volta tanto. Mentre non riescono a trovare la strada, visto le modifiche del traffico che ogni tanto cambia. Ma io prendo subito una telefonata prima di poter dire la mia, anche perché Fabrizio ha letto la relazione della Corte dei Conti per la parte della sanità. Ci sono delle cose positive. Oggi c'è stato addirittura in un convegno organizzato da Luciano Ciocchetti un apprezzamento da parte dell'Associazione dei Costruttori sulla ripresa del mercato ad architettura. Abbiamo seguito anche quello, poi magari un collega ci darà qualche notizia sull'apprezzamento da parte dei vertici dell'Associazione Nazionale dei Costruttori. Poi ci sono battute polemiche e qualcosa che mi preoccupa in particolare
ma che io voglio esternare dopo averlo esternato questa mattina con i colleghi a proposito della manifestazione di Milano, di Grillo, che desta in me preoccupazioni serie. E poi entrerò su questo tema prettamente politico. Via un telefonato, due se ci sono già, e poi parliamo. Pronto? Pronto? Buonasera. Buonasera, dottor Celli, mi scusi se la disturbo. Nessun disturbo, signora. Buono caso. Telefoniamo alle politiche abitative, non ci rispondono, i comuni non rispondono. Il contributo affitto, ma lo pagano o non lo pagano? Signora, signora, io sapesse quanto la capisco, io d'altra parte ho rivoltato il mondo per questa cosa, a me, mi dico, io guardi, neanche ormai sono stanco io di ripeterlo, che sono le regioni, le ha messe a disposizione dei comuni, adesso i comuni hanno chiesto perché devono pagare direttamente con assegni circolari gli aventi diritto. Oppure c'è il conto alla posta, insomma. Ecco, il conto alla posta. E stanno provvedendo, io prego per cortesia Carletti, c'è un collega che sta fuori, io faccio richiamare. Adesso, ancora una volta, magari al Presidente della Commissione Bilancio, per sapere se il Comune di Roma ha provveduto a versare i soldi in banca, perché per mandare degli assegni, potete chiamare Guidi per cortesia, sapere se è stato dato i soldi alle banche, perché la Regione, è venuto un buon tempo, ha detto che ha dato i soldi, la Ragioneria del Comune ha confermato che sono arrivati i soldi. Sapere, chiedono che cosa chiedono? L'IBA, cioè l'IBA. Il certificato, la certificazione. Ecco, di... ti dispiace se fare una telefonata tu addirittura in diretta, è una cosa addirittura assurda proprio. Un'altra telefonata, signora, stiamo provvedendo, tanto chi è arrivato? Palozzi, pronto? Pronto? Pronto, dottor Selli, io voglio confermare quello che ha letto adesso il dottor Mastro Rosato. Io sono un salvato degli ospedali, perché la clinica privata a cui io ho convenzionato per ragioni di lavoro eccetera non mi hanno preso, e a me mi ha salvato l'ospedale Gemelli che mi ha rimesso in vita. È una cosa che io la devo dire, perché non si può non dire queste cose degli ospedali romani, perché io non sono andato lì come uno qualsiasi, mi hanno salvato la vita. Ma noi stiamo dicendo, guardi, noi abbiamo letto la relazione della Corte dei Conti, non è che sono nostri. Al telefono spinta. Amici. Chi? Quindi. Al telefono spinta. Chiamate qualcuno, però. Chiamate Bontempo, chiamate qualcuno, io devo poter dare una risposta. Sono mesi che stiamo aspettando. Possibile, chiamate qualsiasi persona. Al telefono spinta. L'abbiamo interrotta? È ancora in linea? No, dica. Abbiamo dato dei dati ben precisi, c'è un apprezzamento addirittura, mentre si dicono feste vituperie di cose che non vanno bene, per esempio quanto affermano sul Policlinico, su Domenico Alessio, che il direttore da 3 mesi sta combattendo, ha denunciato, ci ha rilasciato delle interviste, aspettava i fondi che erano ignorati, però si sta facendo. Poi c'è il disfattismo che è trionfante, e poi provocano quello, dato che lei ha chiamato, io lo voglio esternare insieme a Piero Sbardella. Io mi sono preoccupato ieri sera, io quando ho sentito
un attacco terroristico, io lo considero terroristico quello che è stato detto a Piazza del Duomo. Arrendetevi, siete accerchiati, non vi facciamo niente, vi perdoniamo. Ma dico, ma questa è pazzia pura, è un'istigazione ai reati. È un'istigazione ai reati. Abbiamo visto che è gente che non lo so, anche i commentatori oggi, parole che non ho mai sentito in nessun comunicato da nessuno. Ecco, Palozzi, quanto va detto da Grillo, dottore, detto da Grillo, io sono preoccupato. Sono perché si sta izzando un odio con questo signore, vogliamo signore, perché sennò tu ti offendi, guarda, che cambia otto cose. Io ti dicevo che dovevo fare la copertina a Bugiardo, ce l'avevo con Monti, ma va a far pace col cervello questo. Allora prima odia Bersani, adesso invece si può mettere d'accordo con Bersani, poi litiga con Vendola e poi adesso si può mettere d'accordo con Vendola. Ma cioè prenda una decisione con chi sta. Ma chi? Dottore? Monti. Dottore? Monti. Non so bene, Sbardella, se gli tocco a prescindere. Ma Monti che può toccare? Ma c'è poco da dire. A prescindere. Ma il cavolo suo è a prescindere, capito? È d'accordo con Monti a prescindere. Ce l'abbiamo ancora in linea, che... Prego. Dottor Selli? Eccolo. Dottor Selli, lei, i suoi gentili amici, anche il dottor Mastrolosato, non si ricordano, ma io e lei ci ricordiamo Guglielmo Giannini. Guglielmo Giannini era un uomo di grande cultura, ma la politica è una cosa seria, non si lascia fare ai dilettanti. Che cosa fece Guglielmo Giannini? Alla fine si unì a Coelli, lei se lo ricorda? Partito Monarchico Nazionale. Era l'amico di Mastro Rosato. Non credo proprio, forse è più amico del signore che se sono sempre al contrario definito di lei, monarchico. Non sono stato mai amico dei monarchici. No, ma adesso io le ho detto una cosa, certo, le ho detto solo un fatto che successe. Guglielmo Giannini era una persona di cultura, profondamente laureato, non come qualche d'un altro. Vabbè, che dobbiamo fare? Le cose in mano ai comici, è il massimo del degrado. È il massimo del degrado, sì. Bene. Grazie a lei. Io dopo il comizio lo dico a Marco Visconti, che ha vissuto in periferia, tu che sei sindaco di un paese, anche Pietro ha vissuto la sua gioventù, anche la sua vecchiaia, dico, a prescindere. In mezzo alla gente, io dopo il comizio di Grillo ieri sera mi sono preoccupato, quella è un'istigazione ai reati, una piazza con fuoco è andata a ripescare nuovamente, siamo nel clima del 45, abbiamo liberato, non vi preoccupate, non vi facciamo male, vi perdoniamo. Ma questo è il pupazzo, ma perché il pupazzo non va a fare come l'ha fatto per una vita al teatro, invece di farlo in mezzo alla strada a carpire la buona fede della gente? Non sa quello che dire, dice le parolacce, entra dentro casa mia con le parolacce, minaccia i giornalisti. Io sono preoccupato. Io dopo quella riunione di ieri sera ho detto, beh, cominciamo a guardarci dentro le famiglie nostre, cominciamo a guardarci. E mi devi fare una cortesia a Monti, tu che ci sei amica a prescindere, no, per questa pace col cervello, mi dica con chi sta, perché alla fine non lo sapete manco voi, perché Fini è morto per conto suo. Rutelli sta ancora a centrale latte,
Ma è legittimo presentarsi a queste elezioni o uno si deve presentare per forza con qualcun altro? Questo lo devi dire, o devi dire a prescindere. A prescindere, noi nel 2008 come UDC siamo presentati da soli, oggi siamo fuori dai due poli che a quanto pare hanno fatto tanto bene al nostro paese, visto che rischiamo di non pagare pensioni, i dipendenti pubblici, il debito pubblico. Se hanno fatto tanto bene gli altri, votassero gli altri. Pietro, però io vi invito a voi, vi invito a voi a leggere la relazione della Corte dei Conti. Io vi invito a leggerlo, perché nessuno l'ha scritto. Ma quello mica ha scritto. E non è che io sto giustificando. Monti là, questa è una cosa che si incrosta, sono 15 anni che ci sono. In deroga le assunzioni temporanee per i medici e per gli infermieri, cioè, questo è il sistema che va avanti da 15 anni. Mo, immagina che in 14 mesi uno viene là con la bacchetta magica, salva il casino che hanno fatto tutti e risolve pure questo. Si è dimesso un presidente del Consiglio con la più ampia maggioranza parlamentare della storia repubblicana. Si è dimesso dopo aver firmato il debito pubblico? Come mai in 12 mesi De Monti ha aumentato il debito pubblico di 60 miliardi? Scusa, la verità, ha aumentato il debito pubblico. Sì, il problema è che con lo spread abbiamo risparmiato 10 miliardi. Non è così. Questo è stato un governo distruttivo che l'ha votato Berlusconi fino all'ultimo giorno. Che ha messo in ginocchio l'Italia in questi mesi. Poteva rimanerci Berlusconi se era tanto bravo. Utilizzo in tre battute che dice la relazione, così magari discutete e vediamo che impegni prendete nella vostra responsabilità. Manca il rappresentante del PD che sta arrivando. Arriverà. Di futuri consiglieri regionali, che cosa intendete assumere? No? Perché c'è una critica fortissima. Che stanno in maggioranza i miei consiglieri comunali? Chiamate chi sta in maggioranza al comune. Cioè chi chiamo, quello che ha fatto 3.000 buoni emendamenti. Non lo so. Il sergente, che togliamo. Sì, ma non sta governando. State portando alla Camera. Sì, ma noi siamo da 20 anni all'opposizione, al comune. Ha portato 3.000. Siamo da 20 anni all'opposizione, al comune. Chiedete chi ha governato. Sempre in maggioranza. Sì, vabbè, però stavi in maggioranza in regione, non c'era buon tempo. Che doveva trasferire queste cose, quindi se riesce a capire dove state, una volta a maggioranza, una volta in opposizione. Siamo usciti dalla maggioranza, abbiamo staccato la spina, buon divertimento. Io vorrei riportare la discussione su questa relazione del procuratore generale della Corte dei Conti del Lazio nella parte nella quale parla della sanità. E mentre fa elogi su quella che è la capacità di rientrare nella spesa, anche se dice in maniera insomma sofferta e quant'altro, fa elogi alla nuova direzione del Policlinico Umberto I dicendo che si è rimesso in moto qualche cosa di positivo di quello che è il più grande ospedale del nostro paese, forse d'Europa, però poi c'è tutta una serie di critiche fortissime e la prima è scarsa attendibilità dei dati regionali, quindi se la prende con l'ASP credo di capire, no? Sì, ma se l'ASP, io ho proposto dopo 6 mesi dall'insediamento una modifica della legge che andava nella direzione di cui sta parlando la Corte dei Conti e Renata Polverini ha commissariato in attesa di poterla rimodificare, è rimasto tutto esattamente com'era e significa che va bene così. Concludo perché poi l'altra cosa sulla quale appunta molto l'attenzione, tra l'altro firmata da colleghi del PDL e da colleghi del PD, è quella dell'eccessivo accesso all'intramenia. Dove da questo punto di vista proprio spara a zero, dice di tutti i colori. Ma dovrebbe dirlo alla Bindi che ha fatto la riforma. Benissimo. Stiamo dicendo da 10 anni. Tutto il tempo per dirlo dopo. Scusate. E in particolare l'abnormità, così la definisce, di tale scelta nella ASL di Frosinone. A voi il commento e gli impegni che intendete prendere nel futuro. Piero, così ti sfoghi subito. No, allora, qui ci sta, è ovvio che ci sono delle cose nazionali. Devo dare questa notizia. Devo dare questa notizia a prescindere. A prescindere. Come vedete. Allora, Buontempo ha confermato di aver versato i soldi al Comune di Roma, che gli assegni sul buono casa devono, presentando un documento. La certificazione del conto corrente che la certificazione del conto corrente sono le banche che stanno provvedendo a pagare il buono casa. Non possiamo dire i soldi la regione li ha regolarmente versati nei conti correnti del comune di Roma. Ritorniamo un attimo alla sanità.
Allora, il problema del blocco del turnover è un problema noto, mi sembra, che costa di più ottenere prestazioni in maniera reiterata anno dopo anno, costa di più che assumerli. Allora, siccome non è un servizio che forse domani sciogliamo, domani non teniamo, domani chiudiamo, è un problema che il nuovo Parlamento, indipendentemente da chi governa, probabilmente si dovrebbe assumere in maniera all'unanimità. Tenere bloccato il turnover nella sanità è una follia, perché purtroppo nonostante quanti posti letto li teniamo aperti, li teniamo chiusi anche quelli che sarebbero in linea di massima possibile tenere aperti in termini economici, perché non abbiamo infermieri e medici. Abbiamo il problema degli inidonei, ma insomma mi sembra che Ivano ormai ne potrebbe scrivere un'enciclopedia. Come lo risolviamo? Il problema è nazionale. Io ti voglio dire a te che, dato che ti dico a prescindere, considerando responsabile, però sai che a me, a parte che in quella, ma io so come la pensi tu e so come la presenta, la pensano a prescindere. Allora, dato che poi è vero che c'era Bersani che ha votato a favore di Monti, Berlusconi ha votato a favore di Monti, ma anche l'UDC ha votato a favore di Monti. E ha continuato a votare. Non è che è cambiato qualcosa. Sì. Poi io non ce l'ho con l'UDC, tant'è vero che ti ho mandato a fare un servizio sul problema casa, Marco, che tu mi sembra che te ne sei un po' occupato, all'università. Sull'architettura era un parlamentare dell'UDC, sì. È chiaro questo? Ho parlato del Policlinico, dove guarda caso al direttore generale, come quasi in tutte le parti, è sempre dell'UDC. Ma il problema di Monti è che noi abbiamo pensato che non potesse governare nessun altro a meno che se non si andasse a votare. Certo che noi abbiamo proposto Monti, non è che eravamo la maggioranza, noi avevamo 30 parlamentari. La presidenza faceva corcia. No, sì, ma chi ha votato i decreti e le leggi proposte da Monti? L'ha votato una maggioranza, noi avevamo 30 parlamentari, forse 40, e mo il problema dei provvedimenti di Monti è che si sono vergognati perché per 18 anni non hanno approvato le riforme nel 95, perché non abbiamo proseguito la riforma previdenziale? Perché se le sono raccontate la possibilità a Palozzi e a Visconti. Pronto? Pronto? Buonasera. Buonasera a lei. Buonasera a tutti, in particolar modo al dottor Visconti, che ancora ringraziamo per tutto quello che ha fatto, per le votature, per tutte le interventi. Pure per quello che non ha fatto. Lo posso dire, ringraziare. Tanto è amico mio, ma non porta niente se sarà, anche per quello che non ha fatto. Non è riuscito a far giardinieri. Il nostro sindaco continua a mettere avanti nelle sue discussioni. C'è una legge di stabilità che prevede il taglio di queste cose. Non si può fare niente con questa legge di stabilità. Le buche, lei è la mondessa. Io la devo stoppare. No, perché io non devo difendere nessuno. Quando lei chiama in causa Alemanno per il piano di stabilità, che non c'entra niente Alemanno, perché in tutta l'Italia. Marco Visconti. Marco Visconti non ha messo nell'organico i giardinieri. È chiaro? Permettete, glielo dico. Cioè, prima c'era una scuola giardinieri, adesso c'è la scuola, ma non ci sono i giardinieri. Va bene? Poi vado avanti. Attaccato. Prego, l'altra. Pronto? Buonasera. Buonasera, senta, io volevo parlare con il sindaco Palozzi. Sì, sì, buonasera, senta, io abito su a Marino. Sì. E sto a via Colle Picchione di Marino. E la luce, l'illuminazione. Esatto, per l'illuminazione. È un problema dell'Enel che ancora ci deve attivare l'impianto che abbiamo fatto. Ma io con l'Enel ci ho parlato veramente e loro mi hanno detto che è un problema del comune. Ho capito, l'Enel dice stupidaggini. Problema è questo, che dato che neanche un mese fa è stato rapinato un ragazzo proprio davanti alla carrozzeria Andreozzi, e l'altro giorno veramente salendo da scuola, perché io ho una bambina che va a Fontanasalo, ho visto una macchina con due nomadi.
certo. Se li vogliamo chiamare così. Niente, però ecco, volevo sapere se c'è... Allora, noi quando abbiamo fatto l'impianto, come tutte le volte che facciamo nuovi impianti di illuminazione, predisponiamo il contratto con l'Enel che evidentemente deve fare l'allaccio. Quindi adesso sollecito nuovamente l'Enel, che ha la richiesta dell'illuminazione di Colle Picchione da più di un anno e ancora non ci attiva la corrente. Comunque... l'illuminazione, guardi, quando io sono signora, due anni... Signora, d'accordo, ha avuto la risposta. Grazie, se no facciamo la trasmissione su Colle Picchione. Pronto? Pronto, un'altra telefonata. Pronto? Buonasera. Sì, guardi, è caduta la linea poco fa. Non sono stato io che ho attaccato. Forse non sono... No, non dico questo. Prego, allora. Allora, e voglio dire, non ce l'ho col sindaco Alemanno, naturalmente, come qualcuno deve aver compreso, e che comunque probabilmente ci sono queste difficoltà. Allora, innanzitutto volevo dire, dottor Selli, lei contesta il grillo, ma lei, io credo che farebbe proprio una bella figura a fianco al grillo, perché lei interviene su degli argomenti. No, guardi, io sono costretto al governo, non istico la gente però alla sovversione, come ha fatto lui. Ma come l'ha detto ieri sera, siete prigionieri, abbiamo sequestrato. Di tante cose, purtroppo non ha sentito il comizio di Piazza Duomo al Parlamento. Nel Parlamento bisogna intervenire, per cui io penso, sono dell'idea, per quanto riguarda le elezioni regionali, di dare ancora un mandato a delle persone valide che adesso in questa serie di appuntamenti, di cose che abbiamo visto, che abbiamo... possiamo scegliere fra queste persone e mandare in regione quelle migliori. Per quanto riguarda il Parlamento invece bisogna modificare, bisogna mandare persone nuove che siano di controllo, fare di le riforme. Non possiamo andare contro questa gente, non possiamo. Guardi, io non vado contro le riforme. L'unica arma che noi abbiamo è eleggere persone nuove. Non possiamo fare diversamente. Ma io voglio conoscere. Fortunatamente Grillo non vincerà. Ma se, scusi, dico fortunatamente Grillo non vince, perché è veramente folle solo pensarlo. Ma se vincesse Grillo c'è una banda di sbandati al governo che è molto peggio del peggio che abbiamo visto sino ad oggi. Io poi vi faccio una domanda. Di controllo, perché qui bisogna che dal Parlamento escano fuori delle leggi utili che servono anche per le regioni, servono dei governi. La ringrazio, abbiamo capito, guardi. Non fare più niente. Devo permettere a loro di rispondere. Sì, però mi consenta, le riforme, si è cercata la riforma della sanità, la riforma della giustizia, la riforma del Parlamento. Poi oggi ho letto una bella notizia, Palozzi, forse le fa piacere a te e a Pietro, anche a Visconti, i soldi che la Regione ha restituito, i gruppi. Sì. Che manzo. Sono belli i soldi, eh? Hanno restituito, non utilizzati. Ma restituiti, mi sembra, da Polverini, i radicali e anche il PD. Ha restituito circa 1 milione. Sì. Erano avanzati? Sì, erano avanzati. Bello, mi sembra che su per giù ci sono un paio di miliardi. Un paio di milioni, insomma, sì, sono rimasti a dire. No, sono più di 2 milioni. Se volete vedo pure i dati. Siamo 1.300.000 città nuove, 300.000 euro i repui radicali, 100.000, e non so il PD. 100.000 al PD. Vabbè, 100.000 al PD. Spicci. Adesso però pure la... vabbè, se penso avanzare, voi ve ne sono avanzati. No, a me non è avanzato niente perché non c'ero. No, agli altri sono avanzati qualcuno, sono avanzati gli spicci. Alla lista Polverini gliene sono avanzati di più. Infatti l'hanno restituito. Certo, hanno fatto bene. Guarda. Assolutamente. Io poi oggi, che è mercoledì, ho detto venerdì avrò il piacere di avere qui la presidente della giunta regionale, l'onorevole Polverini, per un quarto d'ora soltanto, e la ringrazio per questo piacere che ci fa a noi e agli ascoltatori di questa trasmissione. Capito? Perché ho letto per esempio tutti i comunicati stampa, ammazza quanti vedono Rete Oro, che poi è la mia agenzia, perché sono geloso, guarda, sono geloso dell'agenzia giornalistica televisiva italiana, che è inventata da noi, creata da noi e gestita da noi. Ottimo. Hai capito? Bene. E tu non sei mai abbonato.
No, neanche a Risa, manco i sconti, perché già 31 euro l'anno. Ma per me mi arriva a casa. E ti arriva, te la mando io gratis perché sono il servizio a casa. Quante voi, ma... devo dire che c'è, solo Pietro. Io la pago in contanti. Ah, la pago con tanti saluti. Pronto? Pronto? Buongiorno ai tuoi ospiti. Ciao, buongiorno. Caloroso affetto al sindaco di Marino Paolossi. Buongiorno. Una piccola considerazione, poche parole, la voglio fare pure a voi per sentire tutti pure ai conduttori che ne pensavate. Sulla questione di Finmeccanica, so se avete saputo che c'è stato un primo ministro inglese che si è affrettato ad andare giù in India a dire che tutte le questioni della questione dei 11 elicotteri e compagnia cantando non si devono preoccupare perché le officine, le cose sono tutte regolari, eccetera eccetera, perciò il primo ministro Cameron ci ha difeso pure a noi e pertanto potrà senz'altro la commessa dei 12 elicotteri verrà riconfermata. Questo che dico a voi, i politici tutti, ci metto dentro pure il mio Santino Berlusconi, non ne ha detto una parola, tant'è vero l'ho citato, l'ho scritto pure sul Twitter, sul sito, non hanno mosso una parola per paura che di questa questione della filiera delle tangenti. Volevo sentire a voi una piccola considerazione, che ne pensavate. L'altra dico, mi dispiace il sindaco, il consigliere Sbardella, che sulla sua posizione di una certa utilità politica, chiamiamola così, forse di stare al centro e stare con tutti e con nessuno, voglio dire, io mi auguro solo bravo, una cosa. Sì, continua così, sono 20 anni che a Roma stiamo all'opposizione. Sì, ho capito, vedi Pietro, non te l'abbia, le cose scorrette e false, ma rapido. Scorrette da chi? Ma vogliamo dire il signor Casini che è stato eletto da Berlusconi e dopo tutto quello che ha fatto? E nel 2008 è andato da solo. Fate una riflessione. Cercate ce l'abbiamo fatta e ci siamo staccati nel 2008. Non per le poltrone. Ah, ma io ci ho mai avuto la poltrona. Arrivederci. Mi hanno eletto a me. Arrivederci, altra telefonata, poi le risposte. Pronto? Pronto? Selli? Eccolo. Santa Maria? Ora Pronobbi, la signora di Santa Maria saluta gli ospiti e stavolta il sindaco di Marino. Gli tocca stavolta. Come sì. Sempre. Volevo sapere, buon pomeriggio a tutti. Ciao. Veramente. Io volevo sapere se, io vi auguro con tutto il cuore di andare in alto. Grazie. Però se fate qualcosa per il sociale, visto che io ho una ragazza di 32 fate anni. Fate qualcosa? In sociale. Disabile. Ah. E una ragazza disabile di 32 anni, a casa da 15 anni, se vuol dire, perché finite le scuole non me l'hanno presa più da nessuna parte, e quindi sta tutta sulle spalle dei genitori. E una pensione misera, come al solito. Volevo sapere, ecco, ma tu hai parlato con i nostri servizi sociali? Sì, mi viene una ragazza due volte a settimana. Solo questo riusciamo a fare. Diciamo, è inutile adesso in televisione parlarne. Cioè, se prendi i contatti con la mia segreteria, ci vediamo e vediamo quello che possiamo fare. Magari dopo le elezioni. Ovviamente io sono venuta una volta sul comune. Ciao, arrivederci. Ciao, arrivederci. Grazie, no, ciao. Voglio dire che c'è una collega, proprio che è arrivato un comunicato, forse Marco lo sa, di una riunione urgente a proposito dei servizi sociali da parte di Alemanno e della Belviso. C'è una collega che sta facendo il servizio, notizie importanti, quindi può darsi che qualcuno si ricorda. Ah, eccola qua, è arrivata, è tornata. Che è successo sui servizi sociali? Prego, sostituisci me. Dai, che è successo? Dato che era importante. Sì. Che è successo? Sì, sia il sindaco Alemanno sia l'assessore Belviso alle politiche sociali hanno lanciato l'allarme per i servizi sociali, ovvero hanno chiesto al governo attuale, al prossimo governo che si insedierà dalla prossima settimana, di mettere mano alla spending review che riguarda i comuni e quindi al taglio che ci sarà prossimamente anche alla spesa sociale, perché senza una revisione di questa spesa tutti i servizi sociali che adesso i comuni erogano con grande difficoltà non saranno più erogati. Ti ringrazio. Allora,
Palozzi, eravamo partiti dalla sanità e dalle considerazioni, sì. Quindi credo che degli impegni dovete prendere, no? Perché ma assolutamente dobbiamo prendere degli impegni. Io credo che gli impegni, mai come stavolta, serva di prenderli un po' di concerto tra tutte le forze politiche, perché quando si parla di sanità non credo che si parli di un qualcosa che si possa decidere da soli in una situazione politica dove il voto, ricordiamocelo bene, chiunque vincerà queste elezioni regionali e vincerà con meno della maggioranza assoluta dei voti, quindi c'è bisogno totalmente di collaborare, e credo che questa nuova giunta regionale, a prescindere chi sarà il nuovo presidente, io ovviamente mi auguro che sarà Storace, però c'è bisogno di una profonda riflessione, partendo dalla sanità, che è un po' il nodo di tutti i problemi. Diceva Pietro prima, ovviamente sul turnover, concordo pienamente su quello che diceva prima Pietro, perché è una cosa assurda, che noi abbiamo un costo maggiore e un'incertezza per i lavoratori che è follia, quindi questa è una prima cosa che dovremo risolvere, anche perché ricordiamoci bene che senza quegli operatori di fatto ingessiamo la sanità, perché in ogni ASL sono talmente tanto di questi lavoratori precari che sarebbero nelle condizioni di ingessare la nostra sanità. Dopodiché ognuno ha la sua visione, io continuo a dire che la sanità non è un debito ma è un servizio, quindi prima di tutto va garantito il servizio. Continuo a dire che se fino ad oggi ci hanno detto che il debito della sanità è X e deve rientrare in 30 anni, io credo che noi dobbiamo avere la forza di prendere il governo e dire in quanto tempo rientrare lo decidiamo noi, seppure sono 50 anni non cambia nulla, ma non possiamo continuare con una politica di soli tagli, perché la politica dei soli tagli ammazza e diminuisce il servizio, noi non possiamo permetterci di tagliare il servizio soprattutto sulla sanità. Quindi è evidente che ci debba essere un piano di rientro forte, è evidente che ci debba essere un rinnovamento della rete ospedaliera, perché non è più immaginabile che tutto si fa dappertutto, soprattutto in provincia, questo è il problema, che tutti gli ospedali vogliono tutto, invece vanno specializzati per erogare un servizio migliore e tagliare i costi, ma è altrettanto vero che un taglio della spesa così netto come è stato fatto dai cosiddetti tecnici o dai cosiddetti commissari è improponibile per quanto mi riguarda e per quanto ci riguarda, e quindi bisognerà optare per una scelta diversa, piano di rientro sì, più allungato nel tempo, che ci permetta di non tagliare i servizi, perché sulla sanità per quanto mi riguarda non si scherza. Marco, io aggiungo due argomenti, così abbiamo la discussione, rimanendo sempre sulla sanità. Gian Paolino, che è il Presidente della Corte dei Conti della Nazionale, aggiungeva rispetto a quello che abbiamo detto, combattere consulenze improprie, lo diceva anche in riferimento alla sanità. E un altro elemento che vi pregherei di discutere, perché adesso diceva Palozzi, ridiscutiamo il piano di rientro, no? Cosa che credo sia giustissima. Il problema è poi in sede conferenza dei servizi, delle regioni, sappiamo cosa ha rappresentato la Lega da questo punto di vista, quindi c'è anche un problema di rapporto con chi poi dentro quella conferenza pesa anche rispetto a queste scelte al di là del governo. Io credo intanto il problema vero è il patto di stabilità, se rimane questo patto di stabilità e questa spending review credo che ci sia poco da stare allegri per i comuni e per le regioni, primo dato. Il secondo dato, credo che nelle ASL si possano fare dei risparmi enormi ancora, tagliando sicuramente molte spese superflue e lì andare ad evitare il taglio dei posti letto. Immaginiamo anche il patrimonio che queste ASL hanno, no? Se tu vieni lì, vedi l'ex comprensorio del Santa Maria della Pietà che sta in totale stato di abbandono, l'ex officina del San Filippo Neri, i terreni dell'Istituto Santo Spirito. Insomma, ce n'è di cose da fare, no? E quindi anche su questo bisogna impegnarsi, ma bisogna farle le cose poi. Vedi, io credo che la gente, alcuni voteranno Grillo, in virtù del fatto, ovviamente sbagliando, perché poi Grillo porterà a destabilizzazione, però la gente è anche stanca di sentire noi, che veniamo qui in trasmissione, che enunciamo una serie di programmi che poi puntualmente vengono smentiti. Quindi ci vorrebbero degli impegni proprio presi a 6 mesi, un anno, no? Questo è quanto, perché altrimenti noi possiamo venire qui a dire che vogliamo lasciare gli ospedali in provincia, vogliamo lasciare gli ospedali a Roma, vogliamo lasciare tutto, ma già sappiamo che questo non si può fare. Allora incominciamo a capire dove ci sono gli sprechi, e quindi la centrale unica degli acquisti, facciamola funzionare veramente. Le ASL, incominciamo a capire quali sono tutte il patrimonio, come possiamo reinvestirlo, cominciamo a fare una pianificazione, facciamo un piano regionale che non duri poco, perché ci vogliono magari 3 anni per approvarlo, poi si va alle elezioni dopo altri 2 e ognuno che viene fa il suo piano regionale in base ai direttori generali, che la politica si spartisce e mette di qua o di là. Questo è uno dei,
Questo è il problema, no? Noi siamo arrivati a questo punto perché per 40 anni abbiamo fatto questo. Allora non ci dobbiamo lamentare se poi la gente si stanca e qualcuno magari che ha perso il lavoro, che gli lavorava negli ospedali, viene licenziato e quant'altro, allora poi non trova, visto si perso, dice, voto Grillo, ovviamente sbagliando, però questo è, insomma, non, per troppo tempo non si sono date risposte concrete ai cittadini, per cui il cittadino oggi fatica ad avere fiducia. Poi sai, noi dobbiamo andare a fare campagna elettorale perché ovviamente andiamo a preferenza, io personalmente sono 20 anni che vado a preferenza, ma credo anche i colleghi a fianco. Poi però abbiamo dei deputati e dei senatori che invece non vanno a preferenza e quindi non stanno, so tranquilli. Stanno tranquilli, non so se ci mettono la faccia come ce la mettiamo noi che giriamo dalla mattina alla sera e molte volte veniamo identificati anche noi come la mala politica. La gente pensa che magari un assessore, un consigliere comunale, un sindaco prenda chissà quanti mila euro al mese, che pensioni stratosferiche, nulla di tutto questo. Questo è il problema, Fabrizio, il problema è fare le cose, enunciarle ma poi farle. Ti ringrazio, prendo due telefonate e poi parto da Piero. Pronto? Pronto? Pronto, buongiorno. Buongiorno a lei. Pronto? La sentiamo, prego. Buongiorno a tutti. Prego. La domanda, sindaco, buongiorno sindaco Palozzi. È una notizia che se è vera è veramente una grande cosa a vantaggio dei cittadini di Marino. Mi dica. E dunque il comune di Marino, a differenza di tanti comuni, non si serve della famosa Equitalia, ma i cittadini vanno direttamente al comune e risolvono i loro problemi. Sì, è vero. Quindi è una cosa che io la ritengo veramente favolosa. Noi siamo stati il primo comune. Allora lei ti conferma e la ringrazio. La domanda che voglio fare, signor sindaco, ho visto che da qualche giorno stanno recintando un appezzamento adiacente alla nave. La nave, e dove lei poco prima aveva già sistemato il mercato e i giardini, e stanno migliorando. Se può accennare che cosa potrebbe girare? Sì, perché abbiamo capito. Grazie. Aspetta, grazie. Che ci metto un secondo a rispondere. No, fammi prendere le telefonate, sennò perdiamo il giro. Poi vabbè, pronto? Devo rispondere a questo signore. Pronto? Pronto, buonasera. Prego, signora. Condivido in pieno quello che ha detto Marco. E seconda cosa, questi signori che al Parlamento non ci mettono la faccia, Casini e Fini, e sono stati messi lì da Berlusconi. No, signora, sbaglia. Invece di inventarsi un altro partito, perché così prendono altri contributi magari da noi. Fini chi ci ha messo a far presidente della Camera, se non mi piaceva più. Fini, sì, ma allora non dica Casini. Va bene signora, arrivi dopo la considerazione, la domanda. Ogni tanto si inventano un partito nuovo, così prendono altri contributi. Mi scusi tanto. Scusi, intanto aumentano i partiti e aumentano le spese per noi e loro stanno lì a fare la bella vita. Non ho capito perché questo. Non ce ne resta nessuno che gli dice se non ti sta bene te ne vai a casa. Grazie a lei, però c'è chi vota i partiti. Posso rispondere a quella domanda di prima, se no ci dimentichiamo, tanto era rapidissimo. No, ma voi fate finire il giro delle telefonate. Prego, pensavo che fossero finiti. Siamo corretti, quindi tutti tranquilli. Pronto? Pronto? Buongiorno, dottor Mazzosa. Buongiorno a lei. E i suoi ospiti. Allora, premesso che è buon segnale che i soldi siano stati restituiti, ma sono stati restituiti però quando è scoppiato lo scandalo, quindi tutto sommato hanno fatto bene comunque. Ma vorrei dire, quello che diceva Marco Visconti, io lo condivido, quindi quando venite qui prendete impegni veri per quanto riguarda la sanità, la sicurezza, l'immigrazione, eccetera, eccetera. Cioè quelle cose che voi siete in grado di fare, perché già l'ho detto qualche volta, la politica economica, alcune leggi, le fa l'Europa, quindi concentratevi su ciò che la regione può fare. Però vorrei dire a Marco Visconti, che lei è stato, diciamo, assessore all'ambiente al Comune di Roma, io mi sarei aspettato a Roma che tutti quei cartelloni pubblicitari che si svegliano la notte, vanno lì e ne piantano uno, poi ne piantano un altro,
che degradano veramente il territorio, la città, e creano pericolo. Possiamo dire che non era competenza di Visconti. Sì, vabbè, però è stato assessore all'ambiente, io dico che l'assessore all'ambiente tutto sommato se ne può occupare, voglio dire, no? E anche la stessa cosa. Il piano regolatore degli impianti l'ha fatto l'assessore al commercio. Sì, vabbè, posso dire ancora una cosa e poi chiudo. Per quanto riguarda la stessa cosa, le antenne sui tetti, ma è possibile che a Roma non si riescano a togliere tutte quelle antenne dei televisori sui tetti e farne una unica per scala o per condominio? Ma è possibile? Io non lo so. A me mi pare un po' strano. Grazie. Grazie a lei. Allora, la terza e poi ripartiamo dagli ospiti. Pronto? Pronto? C'è? Pronto? Se c'è, parli pure. Lo stanno avvisando? Se non passiamo. Pronto? Prego. Buonasera a tutti. Buonasera, prego signora. Allora, io volevo dire una cosa a Sally, che dice per tante, anche Visconti là, il fatto del non idoneo degli infermieri all'ospedale. Allora io le voglio dire questo. Io credo che sono 12 anni che sono in pensione, credo che siano 15. È difficile, perché tanto si assumono, dopo 7 mesi hanno, già è venuto lì. È un nodo molto pesante, perché lì la colpa sapete di chi è? Delle commissioni mediche. Perciò quando si va a mettere la mano lì, non succede. L'unica cosa, sa che cosa potrebbe fare? Levare l'identità, che prendono dei turni e via discorrendo, vedrà quante ne ritornano in corsia, che non hanno più l'allergica ai guanti. E un'altra cosa, Visconti, è la questione che vogliamo fare come... Io non sono di Berlusconi, non sono... Sono perché da mo' che non voto. L'idea è mia. Ma scusate, ma scopriamo adesso l'acqua calda? Ma le famose cooperative le ho inventate io. Le famose case della Valle Aurelia, quando c'era il signor Barzimelli, le ho inventate io. Scusate, io mi auguro solo una cosa, altro che grilli qui diventiamo pure topi, per la fame che c'è in giro, perché sono i voti di protesta, come ha preso il PDL nella prima votazione. Io questa è una grossa paura, io Sally l'ho visto, pure io ci ho avuto paura, ma non per me, perché ho 74 anni, per i giovani. Mi mette paura, veramente, perché so che non capisce niente, però sono voti di protesta e voi ancora state a fare quello che mi dice di Casini. Casini ha saltato da un posto all'altro. Ma rimanete sulle sedie e fate qualcosa per la gente. Grazie, 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 grazie. Allora, facciamo da subito la risposta a Palozzi, che... Quando si parla di amministrazione locale bisogna essere... Ma oggi abbiamo i regionali. Pronti, io lo so, però a due domande rispondo, se no non prendiamo le dirette. Velocissimi, siamo usciti da Equitalia come primo comune nel Lazio ad uscire da Equitalia e gestiamo tutti i servizi da soli, quindi Equitalia Marino non c'è più. Seconda risposta, i bandoni che ha visto sono per il parco pubblico adiacente alla nave di Frattocchi, un nuovo parco pubblico che daremo alla città da qui a 2 mesi, di circa 1 ettaro a fianco alla nave. Sono partiti i lavori, che sono partiti in ritardo perché c'è stato un problema con la sovrintendenza, in quanto hanno trovato una strada romana sotto, abbiamo avuto le autorizzazioni della sovrintendenza e stamattina sono iniziati finalmente i lavori. Piero Sbardella, dicevamo prima con Visconti, ridiscussione del piano di rientro, c'è il problema della conferenza delle regioni, sappiamo poi come lì si impantana qualsiasi tipo di discussione di questo tipo, e poi il problema della proposta di dividere la regione in 4 macro strutture della sanità. Allora, qui il problema è sicuramente sono troppe le ASL, e ok, è vero che c'è un problema col piano di rientro, il piano di rientro così com'è è troppo rigido. Renata Polverini non è che ha preso delle decisioni sue, quando c'è un piano di rientro e quando c'è un commissariamento, il commissario deve eseguire gli ordini del Ministero dell'Economia e del Ministero della Salute, se non lo fa viene commissariata tutta la regione, perciò su questo siamo chiari, io non ritengo che ci siano responsabilità su come si è andato a fare il piano di rientro, su come si è eseguito, tant'è vero che probabilmente è meglio come l'ha fatto Renata Polverini, che quando è arrivato Bondi, che non ha capito nemmeno di che dati stava parlando, che chiude i posti letto che erano chiusi solo perché mancavano i medici per tenerli aperti. Perciò ecco, diciamo che io preferisco sempre un commissario che sia politico a un commissario che sia un tecnico, perché se non sa la materia, non la mastica, rischia di fare molti più danni. Ma se noi non lasciamo un minimo di flessibilità, un piano di rientro che deve trovare delle risorse
per fare degli investimenti. Qui il problema, no? Il numero delle ASL è sicuramente un po' una cosa vergognosa, ma soprattutto come immagine all'esterno, ma è un problema di gestione. Noi dobbiamo tirare fuori i malati dagli ospedali. Non, qui oggi sta finendo tutto dentro gli ospedali e mancheranno sempre i posti letto. Quale può essere una soluzione? Le soluzioni secondo me sono di due tipi. Uno è dividere la gestione degli ospedali dalla gestione del territorio, perché se tu dai un ASL che anche al suo interno degli ospedali, tutti i soldi finiranno dentro gli ospedali perché tutta la gente finisce dentro gli ospedali. L'altra cosa è trovare le modalità, e ci sono, ormai non è un fatto che lo dice Pietro Sbardella, l'UDC, poi lo dice il PDL, lo dice pure Italia dei Valori quando parliamo con persone competenti, tanto per capirci. Allora qui c'è un problema di assistenza domiciliare, tante malattie croniche o cronico-degenerative che occupano un posto letto che non risolve, perché se sono croniche non lo risolve il problema, ma il trattamento e le cure a 1200 euro al giorno in un posto letto di medicina generale, gli stessi trattamenti possono avvenire con un'assistenza domiciliare che al giorno ne costa al massimo 200. E l'altra cosa è il problema dei pronto soccorsi, che poi intasa comunque i posti letto nei reparti. E quanta gente non dovrebbe finire nemmeno nel pronto soccorso? Circa più del 70%. Allora, cosa c'è? Ma anche lì ci sono tante ricette, ma le idee ormai sono chiare a tutti quanti. Se noi rimettiamo insieme un'idea di medicina sul territorio, mettiamo in condizione i medici di medicina generale, non solo sulla loro iniziativa, ma sulla loro disponibilità, a mettere in piedi dei centri di presidio di prossimità in cui gli si possa affidare anche delle apparecchiature di diagnostica e dargli la responsabilità degli accessi agli ospedali, io vi assicuro che laddove è stato sperimentato, e ce ne sono 4-5 esempi nelle ASL nel Lazio, gli accetti al pronto soccorso sono diminuiti in maniera molto sensibile. Allora, il problema però è quello che diceva anche Palozzi, la rigidità del piano di rientro si leva l'incrostazione perché lo allunghiamo, va bene, può essere una soluzione, certo. Può essere perché si danno delle risorse in termini di bilancio per fare gli investimenti che vengono programmati, va bene pure quello, ne dobbiamo discutere nella conferenza Stato-Regioni, ma è un problema che secondo me riguarda comunque tutte le regioni nel piano di rientro. Se noi tentiamo soltanto di disinnescare il problema dello sperpero dei soldi, della spesa troppo alta, senza poter immaginare dei soldi che finiscano, dei pochissimi soldi che finiscano sui percorsi che tengono fuori le persone in ospedale, quelli che non ne hanno bisogno, rischiamo di andare a sbattere. E qualche cosa tra l'altro è già stata fatta, io ovviamente i colleghi non hanno candidati, non hanno avuto l'occasione. Io in consiglio regionale ho scritto a quattro mani con una collega dell'opposizione la legge sull'accreditamento dell'assistenza domiciliare, un vanto in Europa. Qual è il problema? Perché poi quando c'è la buona politica qualcuno si deve prendere la responsabilità di non eseguirci. Certo. La burocrazia, più di un anno e mezzo dall'entrata in vigore di questa legge, che è il vanto in Italia perché siamo i primi in Italia, la burocrazia ancora non ha emanato il regolamento di attuazione e alcuni direttori generali hanno avuto la faccia di bronzo di bandire gare laddove sarebbe vietato dalla legge che la politica ha emanato. Allora mettiamoci d'accordo, raccontiamo le cose come stanno, qualcosa la politica la fa, dovremmo essere in condizione di cacciare i burocrati che rallentano e i direttori generali che vanno contro legge. Scusa, grazie. Sto per la battuta, perché mi ha trovato quando tu hai detto queste parole, ma guardate a me se mette a ridere. C'aveva con te? No, con qualche cosa che io ho denunciato pubblicamente. No, scusa. Prego. Adesso Palozzi vanno a fine del giocare. Non sto a giocare. Là. Ecco, no, ma adesso sono le mail per la campagna elettorale. No, la campagna elettorale non gioco. No, adesso però me devi guardare a me perché ho una pasticca per te e una per Visconti. Dimmi. Io posso rispondere a tutte e due, ma faccio rispondere a voi. Questo su Marco, sul Villaggio Olimpico, ma lui è venuto con me al Villaggio Olimpico a vedere quella situazione. Mentre per te, dato che tu non l'hai mai coperta perché non li copri, però non si sa bene, c'è qualcuno che vuol sapere quali sono i benefici che hai portato quale presidente del Codral. È una domanda polemica, sì.
Ma io le leggo tutte, anche quelle ma che io, sono. Invece, mi sembra una bella domanda, non è polemica per quanto mi riguarda. Basta vedere il bilancio depositato da me e quello prima di me, e ci sono 30 milioni di euro quasi di differenza. Ecco, vabbè, io le posso domandare pure quando è che ci pubblichi tutto il clientelismo che c'è stato dentro il Codrella. Da quando ci sto io? O no, precedente? Quando, da precedente. Ah, ma quello più che i pubblicato, magistrati. Hanno, ecco, allora, hanno allora, indagato. Rispondi a questo. Allora, i magistrati, appena siamo arrivati, Pietro lo ricorderà bene, abbiamo denunciato e licenziato tre dirigenti di Codrella che secondo noi, anche secondo la Commissione Trasporti, dove Pietro era presente e condividemmo quel percorso, sono stati licenziati e denunciati da me, dall'amministratore delegato e dall'intero consiglio di amministrazione, e sono attualmente indagati per fatti estremamente gravi come concorsi truccati e cose del genere. Da dove si parlava di parentopoli anche nei sindacati? Scusa Valozzi, ma io sono un po' ritardato, quindi pazienza con me. Sono coinvolti anche i sindacati in quell'inchiesta? Lo accerteranno, per quanto mi riguarda no. Ah, ecco. Cioè, per quanto mi riguarda no, nel senso che a noi abbiamo fatto evidentemente evidenziare alla magistratura che ci risultavano delle cose quantomeno curiose e anomale all'interno di concorsi fatti di corsa, di fretta e furia, tra l'altro poco prima che vincesse la Polverini nel 2010. Quindi abbiamo fatto rilevare questo come tutta un'altra serie di cose che riteniamo poco idonee all'interno di quell'azienda, sono al vaglio della magistratura. Ma in queste commissioni giudicatrici ci sono anche i sindacati? Non ci stanno commissioni giudicatrici, in che senso? Esaminatrici. No, che ci stanno anche i sindacati? No, perché stanno dappertutto. Ma che i sindacati stanno dappertutto e che spesso sono stati, come dire, artefici di problematiche serie, siamo pienamente d'accordo. Anno ho fatto una battaglia seria con i sindacati, perché non si possono avere solo diritti, ma bisogna avere anche doveri, soprattutto in un momento difficile. Non ci stanno i sindacati dentro? Sì, rappresentanza sindacale. No, sai perché te lo stai chiedendo? Perché quando lui è presidente dell'ATA, era obbligatorio per legge. I sindacati che fai, io ero nazionale. Io nel periodo in cui sono stato presidente di Codrella non ho fatto concorsi, abbiamo fatto solamente la selezione per alcune figure dirigenziali. I sindacati incentravano ovviamente. Non lo dicevo per polemica ulteriore. I contratti nazionali prevedono questo. Certo. Beh, io parlo poi telefonate e poi Visconti avete fatto parlare sì. Dei giardinieri. Detto qualche cosa. Abbiamo Luigi parlato Giardini. Della sanità ed è stato molto apprezzato dai telespettatori. Mi deve fare innervosire il dottor Zelli. Pronto? 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 Prego. Pronto? Salve. Buonasera. Dice tutto. Buonasera a tutti. Allora. E volevo dire soltanto una cosa, che sono molto orgoglioso dell'ospedale Gemelli. Meno male. Per semplice fatto l'hanno salvato dopo. Che è successo? Caduta la linea. Non siamo stati cadere, nessuno ha fatto cadere. Casomai richiama. Basta che il Vaticano decida pure di pagare i stipendi a Gemelli, magari. Per il momento hanno nominato il commissario all'Iti. Appunto. Dato che per fortuna qualche cosa, qualche volta salvano pure le persone, però se poi ci sono impicci che ci sono stati a Lidi, un neo facevano passare per un tumore, perché così si chiama scientificamente, correggetemi maestri. Sai il messaggio che ha mandato Benedetto XVI, di non confondere il potere col messaggio di Dio. Appunto, ecco. Pronto? Altra telefonata. Pronto? Giordani, sto attaccato. Pronto? Io, guarda. Prego. Senta, volevo parlare con quello del PDL. Con quello del PDL? Ci avete un padrone, no? Perché no, staccamo. Senti, staccamo. Basta l'amplificazione. No, abbassate l'amplificazione, ho detto. Lei intanto, il rappresentante del PDL, c'ha un nome e un cognome. E ce ne sono due. Poi può fare una domanda con correttezza e avrà comunque una risposta. E in quanto a padroni, ognuno c'è chi se merita le padrone, d'accordo? Ecco, adesso può anche parlare. Perché c'ha due avvocati da noi che servono solo per fare affari sui, Gredini e Longo, perché c'ha due avvocati? Gredini è quello che c'è meno presenza nel Parlamento. Ma chi? Perché deve pensare il signor Gredini. Gredini e Longo sono due avvocati che stanno eletti dal popolo per fare gli affari suoi. Allora, non risponde perché?
Allora, ma due avvocati. Adesso li ripresenta un'altra volta. Gli avvocati, guardi, a parte hanno già Berlusconi, io non l'ho, non l'ho mai. Io spiegato, non l'ho candidato. Non ho avuto mai il piacere. Adesso voi ve ne fregate così. Prego, no, io non me ne frego, no, io non me ne frego per niente. Mai. Guardi che alla difesa hanno diritto tutti, guardi. Sì, sì, anche, ragione. Anche no, io glielo dico con obiettività. Anche Marazzo è stato difeso dall'avvocato Petrucci, che è stato sempre ospite qua. Allora che facciamo? Non farli presentare ma... quei due. Cosa? Quelli servono per lui e basta. Ma beh, quelli sono problemi. Guardi, lui e basta. Berlusconi, guardi, gli avvocati né Longo né Ghedini sono gli avvocati miei. Non ne ho bisogno. Sì, e non sì, me ne frega sì, niente nessuno. Per tutte e due. Ma guardi che lo sanno. Guardi che lo sanno, forse l'unico non lo sapeva era lei. Sui giornali c'è scritto queste cose qua. E vabbè, ma io non ho bisogno di leggere i giornali. Me le solite cerco da solo le notizie, guardi. Va bene. Allora, prego. Abbiamo finito, però fammi rispondere intanto a quello che diceva sì, dei cartelloni. Per quanto riguarda i cartelloni nelle aree verdi, noi li abbiamo tolti, anche se non era di competenza nostra, abbiamo ripiantumato alberi, primo. Secondo è di competenza ovviamente del collega del commercio. E per quanto riguarda i giardinieri, il dottor Selli sa benissimo che sono stati tolti dalla pianta organica non da questa giunta ma dalle altre giunte, e che ho chiesto più di una volta al mio collega di reinserire i giardinieri nella pianta organica, punto. Bene, allora c'era una signora... Ha parlato del Salvatore della Patria, sì, ma che tu hai chiesto dato che fai parte di una giunta che lo potevi pretendere, e quindi... Rispondere no, a cortesia. No, guarda, guardate lui che sta a fare boccacce, guardate lui, allora diciamo le cose, io dico che i giardinieri, anziché dare gli appalti alle cooperative, compreso l'assistenza domiciliare, perché Piero ha fatto una bella illustrazione dell'assistenza domiciliare, poi bisogna vedere chi la fa l'assistenza domiciliare e se la fa gente qualificata. Preferisco arrivato pure la consiglia, guarda. Allora, devi sempre in minoranza. Riccardo, no. Allora Ivano ha fatto la tua parte contro il PD, ci credi? Non ti penso che poi ho detto la verità. Ivano ha fatto il PD, pensi i voti che prendi. Bene. Carrozza. Allora, vediamo di far emergere subito nel dibattito anche Agostini. Quindi la domanda che faccio a Visconti la rivolgo anche a te, Riccardo. La signora che ha chiamato a proposito degli infermieri diceva, cioè sì, però poi vanno alla commissione medica e stranamente riconosce tutta questa serie di malattie per cui poi non possono svolgere la funzione. E il motivo qual è? Ha ragione la signora quando dice per non perdere l'indennità di funzione. E qui c'è un problema di rapporto pure col sindacato, che non è che cavalchi questo tipo di battaglia. Ma sappiamo pure, e qui l'impegno diventa non solo più regionale ma addirittura anche di carattere nazionale, serve anche una legge che il Parlamento consenta di dire che un lavoratore che non è più idoneo non perde la possibilità del lavoro ma viene all'interno del variegato mondo della pubblica amministrazione spostato ad altra funzione, magari perde l'indennità di funzione da infermiere. Visto che sono oltre 5.000, mi pare. Lo so, questo è un problema che andrà affrontato, ma ovviamente non credo che lo potrà affrontare la Regione Lazio, no? Ci deve essere una legge nazionale o sbaglio? Certo. Ecco, allora noi possiamo prendere degli impegni, ma io voglio prendere gli impegni per le cose che posso fare io come, se sarò eletto come consigliere regionale, non come deputato e senatore. Quindi questa è una domanda che andrebbe posta a quelli che saranno nominati il 26 febbraio. Però è pur vero, Marco, che le regioni in sede appunto di conferenza Stato-Regione i problemi li possono porre, senza arrivare al punto che addirittura 5 regioni possono fare proposte di legge, no? Se si mettono insieme. Possono porre, però poi sai, le cose bisogna farle, per cui dobbiamo anche stare attenti noi, no? E dire le cose, diciamo le cose che noi possiamo fare, non quelle che poi magari le enunciamo, poi non si fanno per colpa di altri e ti prendi tu la responsabilità. No, il problema lo sentite? Il problema certo che si sente e si pone, è ovvio, però oggi fare promesse, bisogna fare promesse vere che uno possa mantenere, non promesse che poi altri magari non mantengono. Le battaglie le abbiamo sempre fatte, io credo che qui siamo tutta gente che viene dal territorio, per cui
le battaglie si fanno, ma poi vorremmo anche che dall'altra parte qualcuno le recepisse. Agostini, ecco, per ancora rendere ancora più forte questo tipo di problematica, dentro il piano di rientro col problema del turnover sappiamo quanto oltre 5.000 infermieri pesano poi sul bilancio della sanità, pur non svolgendo cose che riguardano la sanità stessa. Quindi è un problema che va affrontato questo, no? Guarda, ti sei fatto la domanda, ti sei dato la risposta. Però, come diceva prima di me Visconti, cioè il tema è un tema nazionale. Noi, io penso, anzi è meglio non usare il noi, io penso che ovviamente il problema degli infermieri, non solo delle piante organiche, merita un'attenzione particolare nella sua riorganizzazione e nelle sue funzioni. Però questo è tema nazionale e tema anche, diciamo, di contratto collettivo nazionale, e quindi, diciamo, mettere in moto un processo anche di riorganizzazione, sentire le parti sociali e verificare con loro una sorta di, come vogliamo chiamare, anche di restringimento di flessibilità interna sulle mansioni, questo sarebbe una cosa importante. Riccardo, scusa, Agostini, devo precisare, perché è una battaglia fatta Marchitella. Il discorso è che questi ormai sono migliaia, non idonei. Marchitella ci ha provato a combatterla, questa cosa, mandandoli a visita medica ospedaliera al Celio. Non l'ha spuntata perché sono risultati non idonei. Ci vuole una legge nazionale per il cambio di qualità. Abbiamo scomodato anche Brunetta, però tutti si sono impegnati a presentare questa modifica, perché io dico di utilizzarli per altri servizi, anche per l'assistenza domiciliare, perché è gente qualificata. E invece non succede niente. No, ma infatti siamo d'accordo su questo. Riorganizziamo la pianta organica del Parlamento e lavoriamo. Nessuno li vuole licenziare. Certo. Ma sia mai. Ma sono allergici al lattice, sono allergici al peso, che non possono alzare più di 2 kg, soltanto che i reparti soffrono la mancanza di infermieri. E Frati ha fatto un numero chiuso su infermieristica. E prendiamo gli infermieri all'estero, ecco lo scandalo qual è. Marchitella ne ha fatto una battaglia, non solo lui, ma anche i medici che non possono andare in sala operatoria per mancanza di infermieri. Bardella. No, soltanto una cosa, perché è vero che è un problema nazionale, non ci piove, anche perché c'è il problema dell'indennità. Problema è che, indipendentemente dall'indennità, se noi immaginiamo di trasformare delle persone che abbiamo assunto come infermieri in amministrativi o similari, non risolviamo il problema della sanità, perché comunque probabilmente... Ci sono molti logori che non sono... Nel senso che probabilmente nel momento in cui noi sblocchiamo, perché dobbiamo assumere gli infermieri, ma sempre i non idonei ci rimangono come costo della sanità. La sanità non ha bisogno di amministrativi. Sono dentro la pubblica amministrazione. Nel senso, sicuramente la regione può tentare dei percorsi all'interno della cosa. Riqualificandole anche rispetto alle funzioni. Ma Pietro non ce l'aveva, Bardella non ce l'aveva Cagostini, ce l'aveva con Palozzi. Non ce l'avevo con nessuno. Guarda, ma ha detto prima a me, adesso non è, ce l'avevi con Palozzi per sapere quante persone al Codra sono stati assunti come autista, sono stati diventati funzionari. Me l'hai detto da parte mia. Da parte tua, da chi ha governato prima di te. Ah, questo lo sa meglio Agostini. Purtroppo, dirigenti che avete difeso fino alla morte sono stati attualmente indagati, quindi voglio dire, per aver fatto delle cose un pochino anomale sui concorsi, questa è realtà. C'è un problema, perché se andiamo sui trasporti, immaginare che noi teniamo fermi gli autobus perché non ci sono autisti, perché non si possono fare i concorsi, perché i trasferimenti vengono... non lo sappiamo, c'è questo problema. È ovvio che anche lì il rapporto con i sindacati... Allora, la politica ha delle sue responsabilità, la politica non sceglie, la politica però quando sceglie, quali sono gli intoppi che si trova? Allora, il problema della sanità secondo me è un problema che va a impattare pesantemente anche con i sindacati, così come va a impattare con il problema dei trasporti, così come va a impattare con tanti
anche con la burocrazia interna della regione stessa. Allora o incominciamo a metterci intorno a un tavolo e a chiarirci le idee, che se ci assumiamo le nostre responsabilità tutti si assumono le loro responsabilità, se no è un gioco al massacro. Incominciamo a denunciare tutte le mancanze. Allora, siccome quando siamo arrivati ai minimi termini delle esigenze primarie della gente, spararci addosso non risolve comunque il problema. Forse un minimo di tregua per mettere tutti intorno a un tavolo, e se continuiamo a immaginare che chi ha i privilegi se li tiene e gli altri dobbiamo inventarci. Non immaginare, che immagina solo Zingaretti a sta campagna. No, ma infatti questo è il problema. Uno immagina, uno ci crede. Cioè, una parte, da parte di una certa... Uno immagina, basta che ci non la fa. Basta che ci credi, ci dice Roma. No, da una parte di una certa sinistra, soprattutto una sinistra molto sindacalizzata, si incomincia a invertire un po' l'ordine dei fattori. I conservatori stanno incominciando a diventare quel tipo di sindacalisti e quel tipo di sinistra. Cioè, se noi immaginiamo un paese che con queste risorse, con questi problemi, garantisce solo i garantiti, questo paese, questa regione non darà mai lavoro ai propri giovani, non si metterà mai nelle condizioni di accompagnare l'azienda in una ripresa che serve a tutti. Rischiamo di strappare il tessuto. E questo la sinistra se ne dovrà interrogare in maniera pesante, anche con i sindacati di riferimento. Senti, io ho una domanda a Palozzi, perché lui alla domanda del cittadino gli diceva: ma è vero che non utilizzate Equitalia? Tu con orgoglio hai detto: ci abbiamo Equiparino, adesso non so se sia. No, facciamo internamente come comune, non abbiamo nessuna società, benissimo. Lo facciamo internamente. E c'è stata una fase nella quale, di fronte a tutta la situazione che determina Equitalia, molti comuni, lo stesso sindaco Alemano, hanno detto: vorrei fare Equicampidoglio. Allora, era qui l'assessore Cetica, l'assessore al bilancio della regione, abbiamo detto: ma lei che ne pensa? È disposto a fare Equiregione? E lui ci ha dimostrato come questo sarebbe stato un profondo errore. Allora, domando, dico, dov'è la posizione giusta rispetto a un problema che pure c'è? Guarda, noi siamo usciti da Equitalia nel momento in cui c'è stato possibile e abbiamo riorganizzato un settore dei tributi internamente al comune con personale del comune, dando anche incentivi al personale con dei progetti specifici, che ha dato risultati ottimi, perché innanzitutto abbiamo abbassato di molto l'evasione, abbiamo spiegato molto meglio come si paga e perché si paga, siamo molto più attenti e quando qualcuno non paga siamo molto più rapidi nel cercare di far pagare, spiegando e motivando. Siamo molto più flessibili, perché se ci si sbaglia a pagare un giorno non si prende l'interesse demora del 200%, quindi c'è un rapporto molto più diretto tra l'amministrazione e il cittadino, c'è una rateizzazione più lunga, insomma c'è un coinvolgimento e un accompagnamento al pagamento di quello che si deve, molto più fluido, molto più controllato, ma anche molto più vicino alle esigenze della gente. La gente sta rispondendo meglio e noi abbiamo risultati assolutamente strepitosi rispetto all'abbassamento dell'evasione e anche al recupero di quell'evasione da quando non c'è Equitalia. Noi vantiamo da Equitalia crediti incredibili accumulati negli anni per un comune come il mio, superiori ai 13-14 milioni di euro di non riscosso da Equitalia, che vessa molto ma ai fini pratici porta poco nelle casse del comune, invece con questo sistema abbiamo vessato meno e incassato di più. Ti ringrazio. La stessa domanda a te, Marco, perché lo stesso sindaco Alemanno ha ipotizzato una domanda. Prego. Ma Cetica ha fatto una proposta di legge per fare Equiregione? No, ha detto che non era d'accordo. No, perché il centrodestra l'ha presentata, non se lo ricordava. Era una proposta di maggioranza, era. Ci stai illuminando. È venuto qui a dire una cosa e si è dimenticato che la centrodestra ha una proposta di legge in consiglio regionale. Ma io questo io sono convinto che Cetica, siccome l'avevo letta come una proposta che stava facendo Alemanno, dico: sentiamo che cosa deve essere. C'erano due proposte, una di maggioranza e siccome è uno dei temi della campagna elettorale, l'opposizione con Marco Di Stefano. Io credo che Equitalia, certo, non così come si sta comportando, non sia una cosa giusta, sta sotto gli occhi di tutti, perché devi anche calarti nel periodo in cui si vive, no? Noi viviamo in un periodo in cui già gli stipendi sono quello che sono, molti stanno in cassa integrazione, altri da full time passano part time per non essere licenziati, se poi non paghi una multa o qualcosa del genere hai questi interessi di mora spaventosi, per cui credo che sia giusto che ogni comune se li gestisca per conto proprio, anche in base appunto a quello che accade. È certo, perché sta cambiando, cioè bisogna anche ma ci rendiamo conto che qui c'è molta gente che ha perso il lavoro, che è tornata a casa dai genitori, ha venduto casa, cioè c'è un problema vero, no? E quindi in questo momento quello che sta facendo
Equitalia dal punto di vista della legge è giusto, ma dall'altro punto della legge, cioè dal punto di vista sociale, non è giusto, perché veramente sta mettendo in ginocchio migliaia di famiglie. Allora, io sì, dico che sei molto informato, quindi qual è, no, non è, che sono informato. È qual è la tua opinione al riguardo? È un tuttologo. Palozzi mi fa sorridere. Diciamo così, che Cetica, mi fa sorridere che Cetica si dimentica le cose che firma, ecco, questo mi fa sorridere, solo questo. Siamo in campagna elettorale. Siamo in campagna elettorale. La posizione di rispetto a questo. Ma Nieri con chi sta? È una domanda mia vera. Nieri sta col centro-sinistra. Scusami, usciamo poi dai delle battute. La posizione del PD. Sì, ma Cetica è stato, come dice, il pilastro di questa coalizione di centro-destra. Scusami, non a caso. È stato un pilastro vero. È una posizione autorevole per fare una cosa. L'assessore al bilancio è il regista della maggioranza. Però poi al di là dei risvolti anche istituzionali, ci sono le posizioni politiche. Rispetto a questo, la posizione del PD qual è? Beh, noi intanto pensiamo che la vicenda di Equitalia è una vicenda, diciamo così, spinosa. Primo, perché in realtà c'è una legge fatta male. E cioè, il tema non è la discussione dei tributi, secondo me, perché se qualcuno viola la legge è giusto che ne paghi le conseguenze. Il problema vero sono i tassi di interesse sulle violazioni. Allora, il problema vero, al di là di Equitalia, che ha applicato dei tassi di interesse presumibilmente, immagino io, rispettando la norma, cioè la legge nazionale, io penso che noi dovremmo modificare questo innanzitutto. Non è possibile in una situazione come questa, quella in cui noi ci troviamo, che le agenzie di riscossione dei tributi applichino dei tassi di interesse quasi da strozzinaggio. Questo è il punto. E allora, se c'è stato un errore in una legge nazionale che ha consentito a una società come Equitalia o a anche altre società che facevano la riscossione dei tributi quei tassi di interesse, beh, questa legge deve essere modificata. Ora, la legge è modificata e Equitalia probabilmente lascerà il campo a Equilazio, non lo so come si chiameranno, Equiroma, Equimarino, come vogliamo. Il punto vero è che in una situazione di crisi economica in quale quella noi ci troviamo, noi non possiamo più pensare di gestire il tema delle tasse, il tema dei tributi con dei tassi di interesse che sono di quel livello. Ecco. Quindi noi dovremmo giocarci una partita in cui riequilibriamo i tassi di interesse e lavoriamo affinché, come dire, anche dal punto di vista dei tributi, delle tasse, anche se qualcuno si dimentica di pagarle, ci sia un corrispettivo sicuramente minore rispetto a quello che stanno pagando fino ad oggi. Io purtroppo, ad esempio, sto pagando delle multe e lo vedo, lo vivo sulla mia pelle, che magari mi sono dimenticato di pagare una multa e mi trovo la maggiorazione al 60-70%, insomma, che, voglio dire, inizia a essere un po' diciamo, sembra un po' di essere lo sceriffo di Cerbut, ecco. Sì. Soltanto che manca chi lo combatte, lo sceriffo. Esatto, manca chi lo combatte. Questo devono fare le istituzioni, devono rifare le leggi affinché non ci sia lo sceriffo di Sherwood, ma che ci sia la possibilità per le società o per i comuni di riscuotere i tributi o anche riscuotere i tributi legati alle violazioni della legge, ma questo non può significare che si manda in povertà o si mettono sull'astrico le famiglie. Prendo le telefonate e poi parlare Pietro. Pronto? Prego. Buongiorno, volevo fare una domanda all'assessore Visconti, ma vedo che è andato via. Siamo in campagna elettorale, siamo rimasti in tre. Prego, signore. Va bene, comunque volevo farle fare un intervento a Santa Maria della Pietà. Senta, comunque, per quanto riguarda Equitalia, per cortesia fate qualche cosa, provi un po' a vedere se gli debbono ridare i soldi. Certo. Mi devono ridare 1300 euro, sono 10 volte che vado, se ne inventano di tutti i colori. Sa come sono riuscita ad averli? Quando non c'era il direttore quello, ma stava in ferie, capito? Adesso mi devono ridare 56 euro e non riesco a riaverle, e senza una lira di interessi dopo un anno, grazie. E grazie a lei. Allora, andiamo alle ultime telefonate, così abbiamo tutto il tempo dopo. Pronto? Pronto? Prego. Pronto? La sentiamo. Volevo dire una cosa.
Io ho fatto 42 anni al Comune di Roma, avevo telefonato anche ieri qualcosa della comunicazione. Come vice dirigente ho vinto la causa per tutta l'Italia, avendo fatto ricorso alla Corte dei Conti, perché avendo completato e scoperato anche 30 lavaggi per il giorno, mi aspettava l'intera pensione. Ho avuto 50.000 lire, perché allora c'è due lire, e mi è stata la quinta causa, Senta, ci faccia la domanda, non tutta la storia, su. Non ho capito per quale motivo, ma sì. A valore, diciamo, più governo o alla Corte dei Conti? È la Corte dei Conti, sicuramente. Sì. Ecco, se c'è una sentenza la devono applicare. Non deve togliere niente. La devono applicare, li faccia un atto esecutivo perché venga applicata. Andiamo. Grazie, grazie. Pronto? Pronto? C'è? Ciao Fabrizio. Salve, vai, veloce, veloce. Ciao, veloce, velocissimo. Un saluto a Ivano e un bocca al lupo ai tuoi ospiti, anche a chi è andato via. Chiaramente certo. Vinca sempre il migliore con uno in più. In questo caso io volevo parlare in merito proprio alla riscossione dei tributi a Equitalia. Voi ci avete avuto un'esperienza da poco ad Aprilia, con una struttura locale, mi pare che l'esperienza non è stata positiva. No, no, assolutamente. 500 comuni in ginocchio con l'ASER, quindi hanno messo proprio in ginocchio i comuni, e sa benissimo la vicenda. Vedi, anche tu Pietro hai detto le cose che purtroppo io sto in difficoltà, io come amministratore sto in difficoltà, perché persone che si candidano e mi dicono, io rivolgo questa domanda perché mi piace la politica, è stare vicini ai cittadini, perché il problema dopo è dei cittadini. Chi ha applicato l'Equitalia, l'ASER o quello che è, hanno pagato sempre i poveracci, non è che hanno pagato loro, come gli autovelox e compagnia bella. E qui vengo alla domanda, i problemi sono tantissimi e domando questo, io devo votare Tizio, perché ti devo votare? Non ho niente contro di te, ma mi dimostri che cosa hai fatto in amministrazione? Punto, dammi grazie. Una risposta, io ti do un sostegno. Grazie. Ciao, grazie. Grazie a te. La riforma delle leggi elettorali, perché se non c'è la riforma tu non sei padrone di niente, perché c'è qualcuno che decide per te. Ecco, appunto. Pietro, prego. Vabbè, parto dalla fine. Noi noi in regione abbiamo una legge elettorale che ha delle distorsioni, soprattutto in uno scenario come quello di oggi, però abbiamo la preferenza, abbiamo una quota di listino bloccato che è un po' una porcata, non è una vergogna, è una vergogna. Io ho presentato una proposta di legge dopo 2 mesi che mi ero insediato, su cui stavamo lavorando, immaginavamo di avere più tempo, eravamo arrivati a una conclusione sostanzialmente all'unanimità sull'abolizione del listino, non è stato possibile risolvere. Sì, ancora un premio di maggioranza come al comune. È possibile ipotizzare un premio di maggioranza come al comune, anche se, come vediamo, nel momento in cui perché noi non avremo una maggioranza, chiunque vincerà, come lo diceva prima Palozzi, perché noi abbiamo fatto le leggi elettorali immaginando che il bipolarismo sarebbe stato eterno. Oggi noi alle prossime elezioni, sia alla Camera, in Parlamento che alla Regione, entreranno consiglieri o parlamentari di almeno 5 coalizioni presenti in campagna elettorale. È ovvio che il sistema non regge, questo sistema non ci dà un premio di maggioranza, e probabilmente per quelle cose che abbiamo detto prima sarà meglio pure così, perché bisognerà ritornare tutti i piedi per terra, chi ha promesso di più se le dovrà rimangiare, e con un po' di buon senso andremo ad affrontare i problemi da affrontare. Sul discorso Equitalia, ci siamo incappati tutti, fossero solo gli interessi. Io ho avuto in piedi delle rateizzazioni, magari per multe, non solo per multe purtroppo, perché poi insomma quando uno ha un'attività lavorativa tenta insomma di mettere insieme il pranzo con la cena e rischia. Il problema è che non sono solo gli interessi, il problema è che se a te ti salta una rata ti fanno proprio nero. Cioè io mi sono ritrovato a metà di una rateizzazione che ho saltato una rata e mi sono ritrovato che mi hanno rimandato la cartella come se non avessi pagato niente. Cioè è talmente tanto vessatoria il carico degli interessi che ha ragione Agostini,
cioè se noi immaginiamo, ditemelo subito, vi regalo casa e abbiamo risolto. Chi non ce la fa a pagare una rata o non ce la fa a pagare all'inizio, ci saranno pure i furbi, e probabilmente è giusto che i furbi paghino e si vendano pure casa. Il problema è che noi stiamo in una fase come questa con gente che proprio non ce l'ha i soldi per pagare. Si sarà permessa troppo, è vero, bisognerà trovare delle modalità, però che facciamo, roviniamo la vita a una famiglia? Bisognerà trovare dei meccanismi che la legge debba correggere, il contratto per la riscossione dovrà essere in qualche modo modificato, la regione può fare qualcosa. Beh, la regione da questo punto di vista si può mettere a garanzia di dilazioni maggiori, di abbuono magari di una parte degli interessi, laddove ci sono le condizioni. Se noi immaginiamo che l'ISEE ci consente di avere maggiori detrazioni o magari di non pagare qualcosa, ci deve dare pure la possibilità di fare cose un pochino più allungate e più diluite nel tempo. L'ultima telefonata velocissima, pronto? Abbiamo appena 3 minuti, quindi più veloce della luce. Pronto? È caduto. Allora, minuto e mezzo per uno per fare delle conclusioni. Riccardo, che non ha parlato per niente, Agostini, te conosco. L'ho penalizzato, ho fatto parlare 4 volte. Ha fatto parlare, la verità che ho fatto, mi sono preso la parola. No, poche cose. Allora, perché votare il centrosinistra? Perché c'è l'esigenza di un cambiamento profondo nella nostra regione. Noi abbiamo messo a disposizione probabilmente il meglio della nostra classe dirigente, perché vogliamo entrare, come dire, a far parte di una fase storica di cambiamento radicale dentro questa nostra regione. Molti amministratori locali, chi ha fatto iniziative dentro i partiti, lo stesso candidato che noi mettiamo in cantiere, in campo, Nicola Zingaretti, è un candidato efficace, ha già dimostrato più volte di come si è in grado di governare anche un'amministrazione, diciamo, complessa come la provincia di Roma. Allora, le cose da fare per questa regione sono tante, le raccontiamo qua spesso con Ivano, dalla riforma dell'ATER e quindi ritornare probabilmente a un'azienda unica, un'agenzia unica, quindi ritornare indietro dal punto di vista anche diciamo dell'assetto societario, ridurre le società della Regione Lazio, quindi comprimere anche la spesa dei consigli di amministrazione, fare un lavoro anche qui sull'agenzia unica per il trasporto, perché in questi mesi il fatto che le società di trasporto pubblico fossero molteplici ha lavorato a discapito del funzionamento dell'azienda. Allora, io dico questo, noi abbiamo una grande opportunità, votare per il centro-sinistra, votare per il PD significa cambiare in profondità e dare l'opportunità ai nostri cittadini di rimettere in moto la nostra regione. Grazie Pietro, c'hai 50 secondi. Sì, ovviamente il PD... l'ultima trasmissione, faccio gli auguri grazie. A tutte e due. Grazie. Ovviamente il PD sottace un problema che manda in regione i migliori e probabilmente manda i peggiori alla Camera, visto che non li hanno fatti ricandidare alla regione. Ma detto ciò, sulla via della riduzione delle società regionali abbiamo fatto le primarie, abbiamo dato l'opportunità con le primarie pure per le regioni non ci sono primarie. Le società regionali, è vero, bisogna ridurle. Io penso che nelle condizioni allucinanti in cui ci siamo trovati nella legislatura che sta terminando abbiamo già ridotto di un terzo, anche con un impulso forte da parte dell'UDC. Sul TPL io non so se sarà possibile fare un'azienda unica, ma sicuramente la regia dovrà essere ridata alla regione, magari con una bigliettazione unica, magari con una regia delle corse che partono, treni e autobus, magari non nello stesso momento. Grazie Agostini, grazie. A Sbardella, ci vediamo domani. In questo mondo di ladri c'è ancora un gruppo di amici che non si arrendono.